Siamo con Valerio Cicchetti, tecnico dell'Urbe Tevere, dopo questa semifinale vinta 4-1 ai supplementari contro il Tor di Quinto. Allora mister, partita, qualificazione soffertissima, forse però è stato più bello così. Sì, sofferta, è stata una bella partita, ma lo sapevamo perché il Tor di Quinto è una squadra molto, molto arcigna che si difende molto bene. Durante la gara ci sono stati parecchi duelli individuali e devo dire, fino a che non siamo riusciti a creare la superiorità come avevamo preparato prima, è stata molto complicata. Poi una volta creata superiorità e essendo riusciti a vincere più duelli individuali, la partita è venuta da sé, insomma, che era poi quello che avevamo preparato. Ecco mister, siete andati in svantaggio, quindi anche psicologicamente è stato difficile poi rimontare e ribaltare la situazione. Cosa è cambiato nella ripresa per far sì della svolta poi in campo? Ma nella ripresa noi al primo tempo, io secondo me noi abbiamo fatto benissimo fino al calcio di rigore loro, perché stavamo praticamente dominando la partita. Poi sai, vai sotto 1-0, comunque sono partite molto equilibrate, mentalmente ci sta che accusi un po' il colpo. Nel primo tempo ci siamo guardati negli occhi, negli spogliatoi, ci siamo ricordati tutto il percorso che abbiamo fatto, dove ci siamo guadagnati tutto da soli, vincere il campionato in quel modo. Insomma, abbiamo tirato fuori quelle che poi erano le nostre caratteristiche che ci hanno contraddistinto dall'inizio dell'anno. Questo. Ai supplementari hanno fatto anche la differenza i nuovi entrati. Crede che appunto poter contare su una rosa molto ampia può fare la differenza anche magari in finale? Sì, no, ma questo al di là poi della finale, che è un bel premio che ci volevamo regalare a tutti i costi proprio per i sacrifici con alcuni ragazzi, sono 2 anni che sto con loro e questo era il nostro obiettivo. Per quanto riguarda la rosa, io l'ho sempre detto, avere un gruppo di ragazzi così, noi ne abbiamo ancora 22, 23, non so ancora quante sono le squadre nei gironi nostri che possono vantare ancora 22, 23 elementi, insomma vuol dire che il lavoro è importante, l'aver comunque mantenuto un gruppo così numeroso e interessato proprio alla causa è un merito e la qualità ce l'hanno, quindi sicuramente è un fattore in più. Adesso finale, quella annunciata da tutti, Roma-Urbe Tevere, come la vivrete voi? Adesso forse, se oggi eravate strafavoriti, forse in finale non tanto, però questo può essere un vantaggio. Ma questo al di là vantaggio o non vantaggio, secondo me nelle finali poi non esistono diciamo favoriti o sfavoriti. Certo, la Roma è una squadra professionistica, una grandissima squadra che ho avuto modo di vedere qui al Cerilli e veramente complimenti, poi ho saputo che ha vinto anche con un risultato importante. Noi siamo lì, ci giochiamo la finale, era quello che volevamo, quindi siamo lì con la massima tranquillità, con la massima umiltà, diciamo ci siamo regalati il sogno e per quel sogno noi faremo di tutto per provare a portarlo a casa fino alla fine, però così. Mancano pochissimi giorni, solo l'ultimissima cosa, sì. Cosa si sente di dire ai ragazzi, una parola, una frase in vista della finale? Beh, noi, io dissi tempo fa che noi nello spogliatoio ci piaceva chiamarci insomma fratelli, proprio per definire l'unità che abbiamo raggiunto, ma tutti quanti, anche quando facciamo parecchie cene fuori, stiamo insieme. Io a questo punto della stagione uso un'altra frase che a noi c'è molto cara dentro lo spogliatoio, che è proprio fino alla fine, e questa volta è proprio fino alla fine, insomma.